Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Valencia e Juventus. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Eccoci pronti ad ascoltare l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Kondogbia fa parte della nuova grande generazione di centrocampisti francesi. È un centrocampista completo, discreto nella gestione del pallone, bravo secondo me negli inserimenti, più con la palla che senza. Ha un discreto tiro. Io credo che nella partita di oggi possa essere decisivo. Va di testa! È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Ci mette la testa, che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Sono resi pericolosi già due volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. Parejo decide di sfruttare la fascia. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Qui può partire il contropiede. Palla larga in profondità. Dybala cerca la profondità sulla fascia. Può andare al tiro! Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Cerca di allungare il gioco. Grande, colpisce! E c'è il gol del Valencia. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Ha mantenuto la calma davanti all'estremo difensore, riuscendo ad anticiparlo. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Prova a prolungare in avanti. Ecco Mandzukic. Buon lancio. Riceve il passaggio. Prova il cross. Gaia prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sceglie bene il tempo ed evita così ogni rischio. Bonucci. Vuole la profondità. Tenta il traversone Mandzukic. C'è il tiro. Autogol!
Da qui anche sfortuna. Può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Lungo passaggio in avanti. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Dybala. Prova l'affondo sulla destra. Palla larga in profondità. Prova a salire in aria. Cerca di lanciare il compagno. Parejo. Rodrigo. Prova con la palla lunga. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Cerca l'uomo là davanti. Può segnare da lì. Murillo. Scodella in avanti. Con Dogbia. Ora Zaza. C'è la palla lunga in avanti. Cercano l'azione veloce. Mandzukic. Dogbia riconquista la palla. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Parejo cerca di pescare il compagno là. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ed ecco che inizia il secondo tempo. La Juventus ha giocato meglio, secondo me. Il punteggio non li sta premiando, ma se continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo, hanno ottime chance di vittoria. Paolo Dybala. Matuidi. Zaza. Cristiano Piccini. Rodrigo. Rodrigo! Il portiere dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Non è andato lontano dalla rete e va a colpire di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Rodrigo è andato vicinissimo alla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Il Valencia non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze. Devia di testa. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Mandzukic ha cercato il gol. Non ha avuto fortuna. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Matuidi, tocco morbido, passaggio intercettato, palla in avanti verso il compagno. Rodrigo. Bonucci prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima la pressione difensiva. Paolo Dybala prova a prolungare. Mandzukic è l'autore del fallo. Il portiere la calcia lontano. Bel pallone. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata.
Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Guarda, c'è il colpo di testa! E c'è il gol della Juve! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Ottimo colpo di testa! Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Passano in vantaggio. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Khedira con il lancio sulla fascia. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Dogbia. Palla giocata alta sulla fascia. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Gioca con un pallone lungo. Qui deve tirare. Una grandissima giocata di Mandžukić. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E si riparte con due gol di vantaggio. Bella serie di passaggi. Ora Zaza. Non c'era nessun compagno smarcato. Prova a verticalizzare. Vuole il lancio filtrante. Chiellini si fa trovare al posto giusto e allontana. Gaia ci mette il piede e conquista il pallone. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Attenzione, c'è agitazione in campo, bisogna intervenire subito. Spazza lì. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Dunque, rimessa laterale. Il Valencia decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Pjanic. Lungo passaggio in avanti. Gaia. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo.